Sicuramente un bellissimo gesto quello della ragazza della SEAP Pallavolo Aragona per aiutare i bisognosi, i poveri della città. Molto bello, sì, perché praticamente si muove e diventa solidale nel nome di Cristo, che fu il solidale, l'unico, il primo solidale con gli uomini fino a condividere la nostra natura umana. Ecco, anche loro si mettono in movimento, si mettono il grembiule davanti e si mettono a servire. Quello che hanno portato è semplicemente simbolico, ma quello che faranno, diciamo, tutti gli sportivi oggi con la partita del cuore è veramente grandioso. Noi auguriamo a tutti i ragazzi che giocheranno oggi, ecco, che siano entusiasti, gioiosi, consapevoli di stare mettendo la loro goccia nel mare della solidarietà, ma stanno mettendo la loro goccia per la ricostruzione di una squadra grande quale è l'Agragas per Agrigento. Come nasce questa iniziativa, Presidente? Ma guarda, abbiamo raccolto noi un invito, fra l'altro ieri abbiamo partecipato alla terza domenica di Avvento, che era la domenica della gioia, e l'evangelista Giovanni proprio diceva che bisogna accostarsi al Natale come? Che cosa fare? Aiutare i bisognosi, praticare la giustizia e aiutare gli altri. Questo è il vero Natale, e noi con le nostre ragazze oggi vogliamo testimoniare questa vicinanza a chi ha più di bisogno. Noi quando c'è da fare del sociale o una piccola beneficenza cerchiamo di essere sempre presenti per dare una mano d'aiuto alla nostra popolazione, ai giovani, a chi ha più di bisogno. Per cui siamo contente di essere presenti qua e contribuire simbolicamente a far del bene.